Mondo, benvenuti ad una nuova edizione del nostro TG Web, il telegiornale a cura della redazione di Artemisium News, che vi informa puntuale sugli eventi in primo piano a Sant'Agata di Puglia e nei comuni vicini. In attesa di conoscere il cartellone estivo del comune di Sant'Agata e il programma per la festa patronale di agosto dedicata appunto a Sant'Agata, San Rocco e San Lorenzo, un primo assaggio d'estate c'è stato con la consueta festa per la Madonna del Carmine. Alla fiaccolata del 15 luglio e alla processione del 16 per le vie del paese, partite dalla cappella della Vergine del Carmelo, sita accanto alla chiesa di San Nicola, e accompagnate dal concerto bandistico Città di Sant'Agata di Puglia da padre Eugenio Galignano e dai fedeli, hanno fatto seguito i festeggiamenti serali con gli apprezzati giochi pirotecnici e l'esibizione dei Porta Nova Band, il gruppo di giovani sant'agatesi appassionati di musica nato appunto nei pressi della zona della Porta Nuova. I portanova band che si erano già esibiti in concerto in piazza Chiancato per la Madonna dell'Aiuto sono Davide Zappia, voce, tastiera e chitarra, la voce femminile Angela Mazzeo, la chitarra solista Carmelo Fredella, Pasquale Di Giorgio al basso, Angelo Pio Paglialonga alla batteria e percussioni e Luca Bellino alla chitarra ritmica. In quei giorni a Sant'Agata si sono svolti anche i concerti conclusivi della settimana musicale barocca dedicata a Cesare Vito Marotta. Compositore e clavice embalista, scomparso a metà del Seicento, a cui il nostro paese ha dato i natali. La seconda edizione della Settimana musicale barocca, promossa dal Comune di Sant'Agata e organizzata dall'Associazione Festival dei Monti Dauni, diretta dal maestro Agostino Ruscillo. Ha visto svolgersi dall'11 al 17 luglio dei corsi estivi di perfezionamento musicale tenuti dai maestri Michele Trematore, violino, viola e musica da camera, con l'assistenza del giovane violinista Ferdinando Trematore, Daniele Miatto, violoncello e musica da camera e Luciano Pompilio Chitarra, tutti docenti al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. I concerti si sono svolti venerdì 15 luglio alle ore 21.30 nella piazza antistante la chiesa matrice di San Nicola con musica da camera eseguita dai ragazzi che hanno partecipato ai corsi e domenica 17 luglio nella location del castello imperiale con un doppio appuntamento. Alle 11.30 i docenti e alle 21.30 l'intera orchestra composta da maestri e corsisti. Location per la grande musica classica, ma anche location cinematografica d'eccellenza è Il nostro paese, che è stato scelto ancora una volta da una produzione Rai come ambientazione della fiction Il generale dei briganti, diretta da Paolo Poeti. Protagonista della miniserie è il noto brigante lucano Carmine Crocco, un po' bandito e un po' eroe, che è il volto di Daniele Liotti e si avvicenda sulla scena con Cristiano Filangeri, Raffaella Rea e Danilo Brugia. Prodotta dalla LM Group di Massimo e Vanessa Ferrero per la prima serata di Raiuno, la fiction è ambientata nell'Ottocento e a Sant'Agata, sul Ponte della Tofora, e presso il convento di Sant'Antuano, sono state girate scene suggestive, di cui una di massa a cavallo. Ma per restare nel campo delle suggestioni sono diversi gli eventi che il Centro Visite dei Monti Dauni, con sede nel Castello Imperiale di Sant'Agata organizza quest'estate per grandi e piccini, finalizzati alla scoperta di tradizioni, cultura, percorsi naturalistici e anche enogastronomici. Il Castello sotto la Volta, il gioco di ruolo delitto al Castello e le notti al Museo, insieme alla possibilità di festeggiare i compleanni in compagnia di animatori, sono alcune delle proposte realizzabili presso il Castello Imperiale di Sant'Agata di Puglia. I prossimi appuntamenti con il Castello sotto la Volta per scoprire le stelle in compagnia di un esperto astrofilo sono il 23 luglio, il 9, il 20 e il 26 agosto. Se invece vi sentite dei detective e volete rivivere le tenebrose atmosfere di un delitto medievale in un gioco di ruolo condotto pensate un po' dal personaggio di Bianca Lancia, il Castello di Sant'Agata vi aspetta insieme alla degustazione di prodotti tipici locali il 29 luglio, il 7 e il 21 agosto. Le notti al museo invece per i ragazzi o le serate per i genitori sono previste il 26 luglio, il 10 e il 24 agosto. La prenotazione è obbligatoria per info e contatti telefonate ai numeri 333 86 919 oppure 0885 65 oppure visitate il sito www.montidauniturismo.it. Ora lo sport. Domenica 10 luglio Sant'Agata di Puglia ha confermato la sua vocazione di capofila del territorio ospitando ancora una volta la Stra Sant'Agata. La gara podistica a circuito su strada di 10 km valida all'interno del campionato provinciale come prova del circuito Corrimagna Capitana 2011, che ha visto giungere a Sant'Agata oltre 70 atleti da tutta Italia e di tutte le età. Un'occasione di sport quindi che unisce i valori più sani della competizione allo svago e alla valorizzazione turistica del paese. Vincitore assoluto della quarta maratona Stra Sant'Agata l'atleta Michele Cassano della Podistica Canosium, secondo Ciro Scopece del Club Atletico San Nicandro e terzo Francesco Marini dell'Associazione Podistica Santo Stefano di Cerignola. Prima tra le donne Maria Antonia Lisi della Bitonto Runners, seguita da Marianna Sollazzo e Adriana D'Amicco. Primo dei Sant'Agatesi e quarto in classifica generale Peppino Marchitelli, che ha migliorato anche il suo record personale di ben un minuto, concludendo la sua prestazione a 31-20, seguito da Tonino Lanzellotti 34-37, con un miglioramento rispetto alla scorsa edizione, al diciassettesimo posto. Seguito tra i Sant'Agatesi, in ordine d'arrivo da Antonio Durante, Michelangelo Leva, Giovanni Sciarrillo, Saverio Cancellaro, Francesco Cringoli, Paolo Mariconda e Lorenzo Leva. Quest'anno tra i nostri concittadini anche un atleta santagatese di sesso femminile, Lucia Marino, che risiede a Carapelle e ha concluso la gara con un tempo di 43,49 sesta tra le donne. Inoltre, data la necessità che i partecipanti alla maratona fossero tesserati FIDAL o di altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, stavolta per la prima volta anche i nostri atleti si sono finalmente organizzati in un'associazione sportiva preseduta da Gaetano Danza e sponsorizzata da Paolo Mariconda, la ASD Sporting Team. Anche quest'anno quindi si ripete il successo della manifestazione organizzata dalla Proloco Pierino D'Onofrio con il patrocinio e il contributo del Comune di Sant'Agata, la collaborazione della nostra Artemisum Web TV e l'ausilio tecnico del Gruppo Sportivo di Atletica Leggera Stracagnano. Appuntamento ora ad agosto per la 42 km e per la attesissima mezza maratona. E dopo l'anteprima con la musica barocca, ad agosto torna a Sant'Agata anche l'appuntamento con la nona edizione del Festival dei Monti D'Auni con la direzione artistica del maestro Agostino Ruscillo, finalizzato ad unire musica, canto e riscoperta e valorizzazione dei borghi della provincia. Tappa Sant'Agata il 10 agosto in piazza alle ore 21.30 con il Tribute to the Beatles degli Abbey Road e l'esibizione del Downia Gospel Choir o dell'Orchestra dei Monti Downi con direzione e arrangiamenti di Silvano Mastro Matteo. La festa dell'emigrante proposta dalla nostra associazione Sant'Agatesi nel Mondo Giunta quest'anno alla sesta edizione, invece quest'anno è prevista per domenica 14 agosto. Come di consueto in mattinata nell'aula consiliare del municipio si terrà il convegno sull'emigrazione e saranno consegnati anche i premi Santagata 2011, riconoscimenti per i santagatesi che si sono distinti in tutto il mondo per le loro attività professionali, culturali o artistiche, portando sempre in alto il nome del nostro paese. Vi aspettiamo quindi il 14 agosto. Domenica 7 agosto, invece, presso il campo sportivo di Anzano di Puglia, è invece appuntamento con la giornata dello sport, il torneo di fine anno della scuola calcio Sporting Team Sant'Agata Anzano. Per le categorie esordienti, è previsto un quadrangolare, mentre per la categoria Pulcini, degli anni dal 2000 al 2004, è in programma due triangolari con le squadre divise in gironi. Sempre in tema calcistico, è cominciato giovedì anche il torneo Madonna del Carmine di Accadia, a cui partecipa appunto anche la squadra di Sant'Agata, che prevede gare quasi quotidiane fino alle semifinali di giovedì 28 luglio, alle 17 e alle 18 e alle finali di sabato 30 luglio. Torna anche quest'anno nei nostri comuni Zingaria, il festival itinerante di musica e danze tradizionali con stage, spettacoli di concerti e balli tutto il giorno fino a sera ed anche durante le notti bianche. La manifestazione si inserisce nell'ambito del progetto Apulia Bal Folk, patrocinato dall'assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, che si svolgerà dalla sera del 6 all'alba del 14 agosto nei comuni di Accadia, Candela giorno 8 agosto, Bovino giorno 10 e Sant'Agata venerdì 12 agosto. Pizziche, taranta e Tammuriata del nostro sud si alterneranno a mazzurche, flamenco, capoeira, samba, danze irlandesi, occitane e balcaniche e molto altro ancora da tutte le parti del mondo. Fino a domenica 31 luglio sarà visitabile a Sant'Agnata di Puglia presso i locali della Proloco in vico Farmacia tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20 la mostra documentaria La Capitanata e l'Unità d'Italia dell'Archivio di Stato di Foggia, una selezione di documenti che riguardano l'intera capitanata nei primi anni dell'Unità d'Italia. L'iniziativa finalizzata a una maggiore conoscenza della storia locale è promossa dalle associazioni Proloco Pierino Donofrio, Calabius è la nostra Santa Catesi nel mondo. Una informazione di servizio invece prima di passare nei comuni vicino sulla raccolta differenziata che avrebbe dovuto partire in questi giorni e che invece pare prenderà il via a partire da settembre. Passiamo agli altri comuni ora con degli assaggi d'estate. Si è svolto a pochi chilometri da noi, infatti, nel successivo Rione Fossi, il Festival HDA Blues 2011 organizzato dal Comune con il Moody Jazz Café di Foggia e l'Associazione Culturale Assieme in collaborazione con la Proloco di Accadia. Giunto alla seconda edizione e reso sempre più interessante, l'appuntamento sta diventando un prestigioso momento d'incontro per musicisti di fama internazionale come Charlie Musselwhite, Albert Cummings, Joe Robbins e per migliaia di spettatori e appassionati. Si attende invece a Bovino la terza edizione del Bovino Independent Short Film Festival, previsto per il 20 e 21 agosto, nella formula vincente proposta dalla direzione artistica di Francesco Colangelo e Alessandro Valori, che unisce la dimensione locale con la qualità migliore dei corti indipendenti e che ha finora fatto registrare sempre una massiccia partecipazione di pubblico e molti ospiti illustri. Domenica 31 luglio alle ore 21 il comune di Scampitella, in provincia di Avellino, ma vicinissimo a noi, per la festa della Madonna della Consolazione ospiterà l'attesissimo Enzo Avitabile e i Bottari di Portico in Piazza Libertà. Mentre molti sono gli spettacoli e gli eventi in programma nell'estate candelese, che culmineranno con il concerto di Dolce Nera giovedì 18 agosto alle 21.30 in Piazza Pelucito per il suo Evoluzione della Specie Tour. A Monteleone invece attesi Tiro Mancino il 16 agosto per la festa di San Rocco alle ore 22 in piazza Municipio. Chiudiamo come di consueto il nostro Tg con le ultime sull'US Foggia che nonostante l'addio di Zeman è al lavoro con Pavone e Mister Bonacina per allestire la Rosa che scenderà in campo nel prossimo campionato. Partiti qualche giorno fa per il ritiro di Rio di Pusteria in provincia di Bolzano, i rossoneri disputeranno in Alto Adige delle amichevoli mentre tutti attendiamo le ultime news di calciomercato, visto che sembrano appunto necessari dei rinforzi sia dal punto di vista numerico che qualitativo. I convocati dei Satanelli, intanto, lavoreranno fino al 5 agosto con Walter Bonacina e il suo staff, composto dal vice Luigino Pasciullo, dal professor Luca Medolago e dal preparatore dei portieri Vincenzo Esposito. Bene, amici, anche per questa edizione è davvero tutto. Vi ringrazio ancora una volta di averci seguito. Vi invito a visitare quotidianamente le pagine sempre aggiornate del nostro sito. Auguriamo uno splendido soggiorno a tutti coloro che trascorreranno le loro vacanze a Sant'Agata e invitiamo tutti i nostri spettatori a venire a trovarci e verificare la nostra povera viale ospitalità. Un saluto dalla redazione e arrivederci al prossimo TG Web. La Luna accende lo spettacolo. Storia, cultura, arte. Divertimento, 365 giorni l'anno. Tutto questo a Sant'Agata di Puglia. Mantieni giovane lo spirito. Ed estate fino al 20 agosto, riempi il tuo tempo. Nell'affascinante paese dai mille ipogei, puoi fruire di percorsi enogastronomici, del centro storico medievale, dei monumenti, dei singolari scorci dell'animazione, della musica e dell'intrattenimento di artisti di fama. Per saperne di più, fai un salto da noi, oppure visitaci su www.comune.santagatadipuglia.fg.it L'estate, capitanata da Sant'Agata di Puglia. In collaborazione con Associazione Sant'Agatesi nel mondo Via Garibaldi 44, Sant'Agata di Puglia www.santagatesinelmondo.it Artemisium Webber la voce di Sant'Agata nel mondo.